Ciao, ben trovati, sono Omar. Siamo di nuovo qui al mercato, andiamo a cercare delle fantastiche patate che ci serviranno per la preparazione degli gnocchi. Gli gnocchi è una preparazione molto semplice, si usano delle patate già bollite, si unisce la farina e si lega il tutto con un uovo, un pizzico di sale e riusciamo a fare un piatto eccezionale con ingredienti poveri e un ottimo risultato. Ecco, qui abbiamo le nostre patate, serve ovviamente una patata ricca di amido. Qui vediamo diversi tipi. E queste sono le patate rosse, queste sono quelle più ricche di amido, quelle che ci servono per legare i nostri gnocchi. Più amido c'è, più lo gnocco viene bello compatto e non si attacca al palato e facciamo un ottimo risultato. Trichini. I gnocchi sono molto semplici da preparare, possono essere accompagnati a diverse salse, anche una salsa di pomodoro semplice con un pochino di basilico che dà il profumo e esce fuori un piatto eccezionale. Può essere servito con il pesto, con delle fondute di formaggi, tutto a base di una patata e farina, la cosa più semplice che c'è. Grazie. Abbiamo le nostre patate, ci vediamo in cucina. Ok. Ciao a tutti, sono Omar di Santo, ben trovati qui nel nostro appuntamento con la cucina italiana e i sapori italiani che cucineremo con i prodotti del Montenegro, della terra del Montenegro. Oggi siamo a Podgorica e qui con me abbiamo Dusan, che è il cuoco ufficiale dell'ambasciatore italiano in Montenegro, e come di consuetudine ci accompagnerà anche un ragazzo della scuola alberghiera di Podgorica nelle nostre preparazioni. Eccoci qua, siamo pronti, la preparazione di oggi prepareremo degli gnocchi fatti in casa. Gli gnocchi sono un tipo di pasta fresca che viene fatta in Italia, è un piatto, diciamo, come viene detto, della domenica, nel senso che è un piatto di calore, un piatto di conforto che viene cucinato quando si sta insieme, e quindi il pranzo della domenica di solito le nonne o le mamme preparano gli gnocchi e fanno le loro portate a tavola. Ecco, abbiamo gli gnocchi a base di patate e abbiamo precedentemente bollito le patate in acqua salata, adesso le andremo a schiacciare con la forchetta in modo tale di creare una sorta di crema. Benissimo, accompagneremo questi gnocchi in cottura con una salsa di pomodoro semplice che prepareremo al momento. Ok, per favore, se mi puoi pulire la cipolla per la salsa di pomodoro. Ok, e tu, Dusan, qui sul bancone mi puoi schiacciare le patate. Ok, le metti qui e le schiacciamo con la forchetta. Benissimo. Ok. Per la salsa di pomodoro usiamo dei pomodori pelati in scatola, possiamo usare del pomodoro fresco, il pomodoro camone, un pomodoro ramato, e possiamo usare anche dei pomodorini che cuoceremo in padella e poi passeremo al blender. A noi ci serve una salsa di carattere, perciò useremo dei pomodori pelati. Ecco, benissimo, Dusan sta... Ok, fanne l'altra metà di questa. Ok. Benissimo. Ok, basta così. Perfetto. Questa qui la facciamo, ecco, un pochino più tritata. Perfetto. Molto bene. Ok. Piano piano. Possiamo usare, invece che la forchetta, se abbiamo un trita verdure, un pasta verdure, possiamo usare uno schiacciapatate apposito. Noi in questo caso usiamo semplicemente una forchetta, proprio per far capire che la preparazione è estremamente semplice. Dobbiamo raggiungere una consistenza, ecco, una sorta di farinosità, ecco, a questo punto. Ok, continuiamo, facciamo anche questo. E questo qui. Importante salare bene l'acqua delle patate in precedenza, perché le patate di solito assorbono molto poco sale, perciò
non vi preoccupate, abbondate col sale. Le patate vengono cotte direttamente con la buccia e dopo vengono spellate. È consigliabile per la preparazione degli gnocchi usare sempre patate fredde e patate rosse. Noi abbiamo nella mia zona patate di Viterbo, che sono patate rosse, che sono tanto cariche di amido. È l'amido che poi ci servirà per creare la nostra pasta di gnocchi e cercare di incorporare meno farina possibile, in modo tale che avremo uno gnocco friabile che non si attacchi al palato ma che non sia neanche gommoso. Benissimo, ci siamo. Adesso possiamo portare le patate all'interno della ciotola. Ok. Nel frattempo prendiamo, ecco, la padella. Ragazzi, mi aiuterà, metteremo la cipolla all'interno della padella con un filo di olio. Ecco qui, padella calda. Un filo di olio e andiamo a soffriggere leggermente. Nel frattempo l'acqua bolle, possiamo abbassare leggermente il fuoco e andiamo avanti. Come vedete qui ho un set di coltelli, che ogni la strumentazione all'interno della cucina è veramente importante. Ogni preparazione ha bisogno del suo attrezzo ed è importantissimo per il cuoco avere sempre tutto a portata di mano e tutto in ordine. Ecco qui. Ok, adesso abbiamo la nostra patata schiacciata, a cui andremo ad aggiungere del pecorino, del formaggio pecorino, che ci aiuterà a dare sapore. Aggiungeremo un paio di uova intere, le possiamo rompere direttamente qui dentro, sì, anche intere, ecco così, in questo modo. Iniziamo a girare con la forchetta, ecco qui, basta. Ok, vai, inizia ad amalgamare, benissimo. Iniziamo a creare una crema, in questo modo. L'uovo servirà a legare. Incorporiamo piano piano la farina all'interno. Luciano, fatti aiutare dalla ragazza, benissimo. Anche con le mani uguale. Ok. Ok. Nel frattempo la cipolla sta soffriggendo, io aggiungo i pomodori pelati, anche interi, non c'è problema, tanto dopo andremo al blender e andremo a florare tutto, ecco, in questo modo. Mi aiuto con una forchetta. Ok, qui stiamo creando l'emulsione, benissimo. Ok, continua con la farina, poi fino a che non dovrei aiutarti solo con le mani. Ok. Ok, la salsa di pomodoro, come vedete, schiaccio con la forchetta il pomodoro. Ok. Adesso Luciano, ci siamo. Quando abbiamo raggiunto una consistenza simile, però abbiamo ancora la patata che rimane attaccata al dito, possiamo aggiungere tutta la farina tranquillamente, ecco qui. Mettiamo ancora altra farina sul banco di lavoro, in questo modo. Non esageriamo, perché lo gnocco deve incorporare la farina poco per volta. A questo punto, ecco, abbiamo la possibilità di prendere la patata e dovrebbe, ecco, cominciare a legare l'impasto in questo modo. Ancora è molto morbido l'impasto. Ok, adesso che
possiamo iniziare a lavorarla con le mani. La portiamo fuori dalla ciotola, grazie, e iniziamo ad impastare piano piano. Ecco qui, aggiungiamo ancora della farina, iniziamo a legare. Benissimo. Lo gnocco, di solito, quando andiamo ad impastare, si prende la farina piano piano. Come vedrete, io metto farina sul banco, poi piano piano la farina sparisce perché si incorpora all'interno dell'impasto. Ecco qui, si prende la farina da solo e poi sarà l'impasto stesso a decidere quando sarà pronto e a non incorporare più farina. Facciamo attenzione perché più farina incorporiamo e più lo gnocco diventa duro. Ecco qui, vedete che rimane ancora un pochino di patata qui attaccata, vuol dire che gli serve ancora farina. Benissimo. Ok, e io ecco, lo vado a passare molto leggermente sopra e la facciamo assorbire in questo modo. Come vedete, inizia ad essere molto facile lavorare lo gnocco in questa maniera. Non servono macchinari, non servono sfogliatrici, impastatrici, servono solo patate e farina e due mani. Ecco, ancora farina perché ancora è umido l'impasto. Ecco qui. L'impasto è quasi pronto. Ancora farina sopra. Bene. Vai. Ok. Andiamo a fargli incorporare questa farina e poi l'impasto è pronto. Ecco qui. Adesso che l'impasto è pronto, sarebbe importante lasciarlo riposare in frigorifero per una mezz'oretta almeno. Un'oretta sarebbe meglio. Noi per esigenze televisive lo faremo subito. Lo lavoreremo subito. Ok, ancora farina. Benissimo. Ecco che lo gnocco, l'impasto è pronto. Intanto la nostra salsa di pomodoro sta andando. Aggiungi, Luciano, per favore, del sale. Benissimo. Ok. Adesso un po' di farina qui sul banco, molta di più. Vai, 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 tranquillamente. Ancora. Ancora. Ecco, ci creiamo una zona di lavoro spianando della farina in questo modo. Ora che facciamo? Lasciamo la farina un po' più sopra e ci... No, no, basta. Adesso abbiamo l'impasto. Lo laveremo un po' per volta. Allora che facciamo? Con il coltello andiamo a tagliare il nostro impasto in parti uguali. Ok, questo non ci serve più. Ecco, lo dividiamo prima a metà. Come vedete è ancora molto umido all'interno. Lo dividiamo ancora a metà. Eccoci qua. E poi lavoreremo un pezzetto per volta qui sul nostro banco di lavoro. Prendiamo la prima parte e lo iniziamo a passare nella farina molto delicatamente. Cerchiamo di, ecco, cerchiamo di allargare il nostro gnocco. Quando arriviamo a questo punto possiamo tagliarlo a metà e lavorare quest'altra parte in questo modo fino al raggiungimento della grandezza che ci interessa. Ecco qui. Diciamo che gli gnocchi poi hanno diverse forme, in Italia regionalmente. Ecco, questo qui è pronto, lo mettiamo nella farina e lo lasciamo riposare un pochino. Andremo a continuare l'operazione anche con gli altri. Benissimo. Ok, Dushan prosegue nella preparazione dello gnocco. Qui lo gnocco
Come dicevo, in Italia regionalmente viene lavorato in maniera diversa. Nel Lazio abbiamo una forma, nelle Marche ce n'è un'altra, in Abruzzo viene lavorato in altre maniere. L'importante è, ecco, che l'impasto sia buono e poi la forma che possiamo darla la possiamo dare a piacere, senza problemi. Ok, continua anche con questo e facciamo un altro ancora, se vuoi far provare anche alla ragazza. Così intanto tu ti fai il blender. Ecco. Possiamo accompagnarli con qualsiasi cosa, essendo una pasta fresca, e gli possiamo dare gusto con una salsa di pomodoro, con un pesto, con una portata a base di pesce. L'importante è, ecco, che siamo pronti. Ok, puoi andare tranquillamente nel blender. Aiutati con un mestolo. Anche col cucchiaio va bene uguale, benissimo. Ok, ci siamo, la consistenza è quella giusta. Benissimo. Non devono essere né troppo duri né troppo morbidi. L'importante è che abbia la stessa forma e la stessa dimensione. Altrimenti quando andremo in cottura non avremo lo stesso tempo di cottura. Come sapete tutti, o se non lo sapete ve lo dico io, lo gnocco, specialmente quello fresco, come lo buttiamo dentro l'acqua bollente, salata, come viene a galla, è pronto. Benissimo. Vai, vai, piano piano, tutto insieme, ok? Ok. Beh, bello vedere una ricetta, basta così. Una ricetta della tradizione italiana, ecco, realizzata da un ragazzo della scuola di Podgorica che probabilmente, ecco, lo conosce, però tante volte uno non si rende mai conto fino a che non prepara la cosa che è veramente, veramente facile. Ci siamo. Adesso noi abbiamo il nostro gnocco, lo possiamo tagliare anche tutto insieme, in questo modo. Eccoci. Lo possiamo togliere. Li rimettiamo in fila e possiamo preparare adesso tutti i nostri gnocchetti. Eccoli qui. Semplice gesto, li mandiamo via sulla farina. Ok? Ok. Prova tu. Senza mano. Ok. Benissimo. Ok. Io ho voluto realizzare questa forma che, diciamo, è quella un po' più standard, che va bene per tutte le preparazioni. Poi gli gnocchi, come dicevo, possono essere realizzati in più modi. Ecco, questi si possono anche congelare, aperti su una teglia e messi in congelatore. Dopo vengono grattati e vengono messi, quando si sono induriti, dentro dei sacchettini, congelati, e possono durare fino a 3 mesi in congelatore. Nel momento che li vogliamo utilizzare, possiamo passare direttamente dal congelatore alla pentola a bollore e cuoceranno nello stesso tempo, nello stesso modo. Benissimo. Io qui ho visto che abbiamo una palettina. Andiamo in cottura. Ok. Perfetto, questo torniamo con il pomodoro sulla padella. Ecco qui. Come vedete, adesso che li abbiamo tagliati, li possiamo toccare che hanno incorporato la farina. Ok. Adesso poi li mettiamo da parte. Invece questi li andremo a cuocere in acqua salata. Abbiamo messo sale, Dujan, vieni. Ok. Grazie. Perfetto, questa l'abbiamo salata? Sì. Sì. Ok, adesso vai e metti questi gnocchi dentro la padella, la pentola con l'acqua. Benissimo. Ok. Adesso andiamo in cottura, vi farò vedere come gli gnocchi saliranno da soli dalla pentola quando saranno pronti. Sono loro che decidono.
loro che decidono quanta farina devono prendere e quando sono cotti. Noi dobbiamo solo dargli una mano nell'impastare. Benissimo, portiamo via tutto. Diamo una pulita al bancone. Eccoci qua. Riscaldiamo la nostra salsa. Aumentiamo la temperatura. Ok, abbiamo qualcosa per scolare gli gnocchi. Possiamo usare un mestolo. Anche un cucchiaio va bene. Quando vengono a galla gli gnocchi, non vengono su tutti allo stesso modo. Allora, al momento che vengono su, ecco, li prendiamo, quelli che sono arrivati, li portiamo in padella. Piano piano. Alcuni sono rimasti sul fondo e alcuni invece, eccoci. Ok, Lucio, ci pensi sì, tu? Okay. Benissimo, solo quelli che stanno a galla. Bene, grazie, cara. Ok. Qui abbiamo il nostro piatto da portata. Mi passi il formaggio, grazie. Che ci servirà per condire la pasta. Ok, piano piano. Gli occhi sono molto delicati, però hanno veramente una grande resa. Ecco qui. Continuiamo, mettiamone ancora un po'. Stanno venendo a galla piano piano. Ecco, un piatto della tradizione italiana, un piatto della domenica, come diciamo noi, perché le nonne la mattina si alzavano presto, iniziavano a preparare i loro gnocchi, la pasta fatta in casa, le fettuccine, i ravioli, e si stava tutti insieme. Queste sono le ricette. Ecco qui. Quando vengono a galla sono pronti, possiamo spengere il fuoco nel frattempo. Ok. Ci siamo quasi. Bene, adesso possiamo saltarli un pochino dentro la salsa, ecco qui, benissimo, piano piano, poi li tiriamo su col cucchiaio e impiatteremo. Ok, ci siamo, ecco, il profumo è notevole, tanto sugo, tanto pomodoro. Perché questa era la tradizione. Si può usare anche un sugo di carne. Noi lo usavamo con le spuntature di maiale. Questo può essere addirittura condito con la mozzarella su una teglia e poi messo a gratinare in forno. Parmigiano, pecorino, del formaggio. È un piatto veramente semplice, ma tanto gustoso. Bene, siamo pronti. Ci siamo, finiamo con del parmigiano e anche una fogliolina, ecco, di erbetta sopra per decorare, e il piatto è pronto. Io vi ringrazio e ringrazio anche Dusan e grazie. Tutti i ragazzi della scuola alberghiera di Podgorica, e ci vediamo a presto, ciao!